oggetto glossissimo di Deborah. Nuova formula colore extra lucido, perché solo Deborah ti colora la vita. Ciao a tutte ragazze e benvenute nell'ultimo video dedicato a festeggiare l'anniversario di Deborah Milano. Siamo arrivate insieme negli anni 2000, dove ormai non esistono più dei singoli stili appartenenti esclusivamente a un decennio, ma troviamo una moda che prende ispirazione dai tempi passati, dagli anni precedenti, una moda che cambia in continuazione molto velocemente e che dura poche stagioni. E parlando di alcune tendenze protagoniste dei primi anni 2000, troviamo sicuramente la vita bassa, quindi scompaiono per un po' gonne e pantaloni a vita alta, e se ci pensiamo, effettivamente qualche anno fa era veramente difficile riuscire a trovare dei pantaloni che coprissero più dell'ombelico. Tendenza alle scarpe a punta. Sicuramente le troviamo anche adesso, sono ritornate di moda, però con la punta meno affusolata. La moda mimetica, moda ritrovata più e più volte, quindi pantaloni, giacche, felpe, accessori militari. Troviamo la moda animalier, si usa moltissimo il leopardato e lo zebrato. Si usano tantissimo gli stivali non solo d'inverno ma anche nella stagione estiva. Un'altra tendenza dei primi anni 2000 è il piumino, che copriva addirittura le ginocchia. I leggings, residuo degli anni 80, che sicuramente anche adesso non ne possiamo più fare a meno, indossati con maglioncioni lunghi nel periodo invernale, ma anche con abitini e con t-shirt lunghe nel periodo estivo. Moda che troviamo un po' anche adesso, quella di teschi e borchie disegnati e applicate su accessori e capi. Abbiamo capito, tutto ciò che viene ripreso dalla moda dei tempi passati viene poi riadattato al presente, sia per quanto riguarda i tagli dei capi, i tessuti utilizzati, il materiale, e questo succede un po' anche nel mondo del make-up. Finiscono gli anni del minimalismo, ritorna il colore, le texture cambiano e non esiste più una singola cromia, ma vanno di moda tutti i colori e tutte le sfumature. E il make-up subisce tanto l'influenza del mondo della moda, proponendo così a ogni stagione influssi dei decenni precedenti. E ora ragazze vi descrivo un po' il look che ho scelto per gli anni 2000, sicuramente un look più portabile rispetto agli outfit precedenti. E quindi ho scelto dei semplicissimi jeans, un maglioncino dolce vita nero, sopra ho abbinato un trench cappottino bianco con dei pois neri, una borsa in pelle nera con una tasca davanti bianca che richiama sicuramente il colore del trench, dei guantini in lana neri, visto che ormai il tempo lo richiede, con delle piccole perline bianche ricamate sul davanti, e infine décolleté a punta nere. Sicuramente richiamano gli inizi degli anni 2000, ma adesso si usano moltissimo. Ragazze, il look è concluso, io spero vi piaccia. Purtroppo vi devo salutare, siamo arrivate davvero alla fine di tutti i nostri appuntamenti e spero davvero che questa iniziativa di Deborah Milano vi sia piaciuta. Ragazze, io vi saluto pensando un po' a chissà che cosa il futuro ci riserverà. Ciao a tutte ragazze!